Diffusi in gran parte del mondo, e anche se non lo sappiamo nei nostri cibi, soprattutto come colorante, gli insetti sono presenti da tempo come alimento per gran parte dell'umanità e adesso, grazie alla regolarizzazione decisa dall'Unione Europea, anche sugli scaffali dei nostri negozi. Secondo lo storico dell'alimentazione Alberto Grandi, è comprensibile la diffidenza iniziale, così come è stato per altri alimenti che con il tempo sono stati poi accettati e inclusi nella nostra dieta. Ci sono già miliardi di esseri umani che si cibano quotidianamente di insetti o derivati da insetti, quindi diciamo che non è una cosa completamente avulsa per gli esseri umani. Ci sono culture e non è neanche questione legata alla scarsità, perché in realtà appunto anche culture, economie, paesi dove c'è una certa abbondanza di cibo comunque apprezzano gli insetti, e questo è la prima cosa. Nel nostro piccolo abbiamo la cocciniglia, che viene usata molto frequentemente come colorante, quindi ne assumiamo spesso. Quando beviamo, mangiamo cibi rossi, ragionevolmente assumiamo un po' di cocciniglia, quindi mangiamo qualche coccinella, ovviamente derivata, lavorata, però insomma, questo è. Da qualche settimana l'Unione Europea ha regolamentato, in realtà, perché anche il termine liberalizzare non è corretto, perché in realtà l'Unione Europea ha regolamentato un settore, quindi è a garanzia dei consumatori da questo punto di vista, quindi adesso c'è questa possibilità. Le reazioni negative in realtà non è che mi stupiscano, cioè sono normali, ci sono dei precedenti insomma abbastanza indicativi. Penso il caso più clamoroso degli ultimi anni è il sushi è arrivato qui come una stranezza e anche con una certa diffidenza da parte dei consumatori, in particolare quelli italiani. Oggi, non so se lo sapete, l'Italia è il primo paese europeo per consumo di sushi, quindi anche le novità magari all'inizio fanno fatica a introdurre ai prodotti, però poi se incontrano il gusto dei consumatori, questa iniziale ritrosia viene superata.